E veniamo a parlarvi di Luca Onestini e Ivana Mrazova, la bella coppia che si era conosciuta al Grande Fratello 4 e ha avuto una storia di 4 anni. Purtroppo alla fine i due, per problemi familiari gravi, lei ha perso il padre e la nonna in periodo di Covid si lasciati. Lei è tornata dentro al Grande Fratello VIP 7, ma nell'ultima puntata del serale ha detto a Signorini che alla base della rottura c'era il fatto che Luca Onestini non era stato sufficientemente vicino a lei. Luca Onestini ha preso questa cosa malissimo. Nella nottata Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno avuto una lunga discussione al termine della quale si sono sciolti in un tenero abbraccio. Dice Luca Onestini a Ivana Mrazova nella notte al Grande Fratello VIP. Da una parte ci sei tu che sei scappata via, dall'altra ci sono io che ho fatto di tutto per venire ma mi è stato impedito dalle regole dello Stato. Ovviamente Luca Onestini si riferiva al fatto che non si poteva muovere nel periodo di Covid-19 a causa delle leggi in quel momento in vigore in Italia. Che purtroppo hanno coinciso proprio con la morte del padre e della nonna. Ma poi Luca Onestini si è adirato e ha detto a Ivana. Ti sembrava il caso di venire qui a tirare fuori dei lutti. Morte del padre e nonna di Ivana. Se tu avevi queste cose irrisolte che hai detto te, c'era il bisogno di venire qua a dire che non ti sono stato vicino. Allora il mio numero di telefono ce l'hai. Ti chiedo onestamente, perché sei venuta qua? A venirmi a scassarmi le giornate. Questo è stato il momento più difficile che i due hanno affrontato durante la giornata. Poi gli animi si sono stesi e lui si è molto addolcito. Infatti in un secondo momento le inquadrature mostrano un Luca Onestini dopo un paio d'ore in lacrime che diceva a Ivana Mrazova. A me dispiace, ti chiedo scusa se non ti ho dato abbastanza, ti ho dato tutto quello che potevo. Parole che hanno toccato anche il cuore di Ivana che si è messa a piangere. Dopo queste parole Luca Onestini e Ivana si sono sciolti in abbracci molto commoventi e significativi davanti ai pezzi di pizza in cucina. Il sereno sembra che sia finalmente tornato nella coppia.